Brexit 2020, ci siamo. È iniziata, finalmente, diciamo, è già dal 2016, ma ormai non si parla, che l'unica altra notizia rilevante dei suoi palinsesti, oltre a subito dopo il coronavirus, sui quali, rispetto al quale siamo indirettamente interessati, è la Brexit. Evidentemente è una notizia freschissima, perché il 31 gennaio, oggi è 5 febbraio se non sbaglio, quindi 5 giorni fa l'Inghilterra è uscita ufficialmente dall'Europa, tant'è che c'è stata anche l'eliminazione di rito, la rimozione di rito della bandiera dal Parlamento Europeo, della bandiera inglese. Quindi in questo momento è obiettivamente ufficiale quello per cui nel corso degli ultimi 3 anni, dal 2016 se ne è iniziato a parlare, si sono fatte tante congetture e tante supposizioni, è diventato in questo momento obiettivamente reale, ci siamo. Questo è un momento obiettivamente storico e, come diciamo, abbiamo già citato in altre sedi, è sicuramente un momento brutto per l'Europa, ma è un momento meraviglioso per la pianificazione fiscale. Allora, però ci sono due aspetti da considerare. Da un lato, noi crediamo effettivamente che Brexit rafforzerà la Gran Bretagna e rafforzerà la pianificazione fiscale, perché la Gran Bretagna ha una tradizione, ritorna finalmente al vecchio impero, non costituendo un impero territoriale, ma costituisce un impero finanziario, però diciamo ricongiungendosi ai suoi vecchi possedimenti, alle isole britanniche, alle isole Cayman, alle isole Cook, insomma tutte le isole che costituivano il suo impero e che oggi costituiscono l'impero finanziario della City, con la quale si fa pianificazione fiscale. Ok, quindi da questo punto di vista noi sosteniamo che effettivamente Brexit rafforzi la Gran Bretagna. Ma c'è un altro aspetto. Sì, senza dubbio, come dicevi tu Valerio, si rientra in qualche modo nell'alveo del Commonwealth britannico, quindi l'ex impero è come se tornasse a ricolonizzare i suoi stessi territori, questa volta esclusivamente da un punto di vista finanziario. Evidentemente non ci aspettiamo l'invasione dell'India dal punto di vista geopolitico. Però sicuramente la pressione che in questi anni è stata, in questi poi insomma, parliamo di 47 anni, perché 47 anni l'Inghilterra è rimasta con una certa autonomia, e non dimentichiamo che ha mantenuto la sterlina e non solo, però diciamo che ha sentito fortemente la pressione della Commissione europea perché non ci dimentichiamo, non tutti sanno che il fisco, parlando esattamente di fisco e pianificazione fiscale, che è quello che ci riguarda più da vicino, il fisco inglese è obiettivamente il più antico del mondo, quindi si è sposato male, con difficoltà, con tutte quelle regole. E poi non dimentichiamo soprattutto che l'Inghilterra è una giurisdizione di common law, che si basa tendenzialmente sul precedente, che è profondamente differente invece dalle giurisdizioni di civil law, tipicamente quella italiana, quelle latine, quella spagnola, del continente, quella francese, del continente, quella continentale, e cozzano proprio tecnicamente, è difficile metterle d'accordo, mentre l'Unione Europea, converrai con me, che obiettivamente sposa invece l'impostazione civilistica, da codice civile banalmente, quindi è stato un matrimonio difficile, molto complicato, sin dall'inizio, tant'è che l'Inghilterra fa molta difficoltà a riconoscere alcune sentenze della Corte di Giustizia, che invece è un organo di emanazione, evidentemente in questo momento avremo difficoltà a farvi sentire la nostra voce, perché purtroppo è un'emanazione diretta, la Corte di Giustizia è un'emanazione diretta del Parlamento Europeo, magari avviciniamo il microfono, non so come risolvere il problema della musica coreana, vietnamita, vabbè. E quindi chiaramente è stato difficile sposare le regole europee all'interno della giurisdizione inglese. Pezzo dopo pezzo, anno dopo anno, le strade si sono fatte sempre più, diciamo la forbice del contrasto si è allargata sempre di più. Però credo che in questo momento la mia voce sia assolutamente inudibile. Abbiamo il microfono direzionale, quindi non ti preoccupare, si sente la tua voce. E quando il mio pensiero è molto disturbato dall'opera coreana, non riesco a... Mi rendo conto che la cultura vietnamita ci stia, diciamo... Lo so, è un bocelli coreano questo, che cazzo sarà? Vabbè, perdonate la mia poca cultura. Comunque, quello che sta dicendo Luca è che fondamentalmente in questi anni il fisco inglese si è trovato in difficoltà, è stato represso dalle direttive della Commissione Europea, dal cosiddetto codice continentale pesante, statalista,
mentre invece la tradizione britannica è molto più libertaria, dà molta più libertà all'imprenditore. Per cui noi crediamo effettivamente che con la liberazione della Gran Bretagna dall'Unione Europea effettivamente si libereranno molte forze a nostro favore, cioè a favore della pianificazione fiscale. Le libertà per gli imprenditori europei si incrementeranno grazie alla Gran Bretagna. Però c'è un piccolo problema, che obiettivamente questa Brexit per ora è fasulla, cioè per ora non è cambiato ancora nulla. Allora, la tua affermazione è vera a metà, nel senso che in questo periodo di transizione che va dal 31 gennaio, sono 11 mesi, al 31 dicembre 2020, è come dici tu, non è cambiato niente. Nel senso che tutte le leggi precedentemente applicabili tendenzialmente in tutti i settori dell'economia non solo rimangono in essere, perché non è che esco dall'Europa e ristabilisco i rapporti contrattuali con i miei partner internazionali in due minuti. È un lavoro lungo, è un lavoro diplomatico, è un lavoro complesso. Vedremo se l'amministrazione Johnson sia in grado o meno di svolgere un lavoro del genere. Quindi in realtà ci sono ancora molti dubbi. Quindi da un lato, come dice, c'è questa sovraesposizione mediatica, Brexit, dall'altro lato però in realtà si rischia che poi tutto ritorni, non si arrivi poi in realtà da nessuna parte alla fine della fiera. Però quello che invece, quindi dovremmo comunque, rimane un periodo di transizione che va comunque monitorato. Okay. Però allo stesso tempo, e chiudo, è anche vero che i benefici finanziari, i benefici fiscali, i benefici economici già cominciano a vedersi. Banalmente la corporate income tax, quindi l'imposta sulla tassazione societaria, dal 1 aprile, che noi sappiamo che l'anno fiscale inglese inizia il 1 aprile, quindi non è un caso evidentemente, scenderà dal 19% al 17%. C'è chi già vocifera, addirittura ne parlavo a Londra con i colleghi a settembre, quando sono stato all'IFA, che è il convegno sulla fiscalità internazionale, che si fa una volta l'anno, e i colleghi appunto sostenevano che addirittura tra un paio d'anni sarebbe stato possibile portare l'imposta nominale addirittura al 12,5%, che è il più basso in Europa insieme a Cipro, che adesso è al 12,5%. Quindi, come dire, benefici economici, benefici indiretti anche in assenza di un cambio di legislazione già si iniziano a vedere, per il semplice fatto che Brexit è diventato un marchio, un po' come la e-residency Eston, cioè marketing, però con dei miglioramenti. Ok, allora staremo a vedere cosa succederà. Per ora, per quanto mi riguarda, è solamente un annuncio del governo inglese per farsi pubblicità al governo Johnson, fondamentalmente. Vedremo dove sfocerà questa cosa. Vediamo se effettivamente anche questa Brexit, come noi sosteniamo, porterà benefici economici alla Gran Bretagna, perché visto fino all'anno scorso le performance economiche del PIL britannico erano approssimativamente uguali a quelle italiane, quindi non c'era un grande successo economico. Però chiaro che è stata gestita anche male il passato. Vedremo cosa succederà. Io credo che la Gran Bretagna, libera dai lacciuoli dell'Europa, sia molto più forte, molto più forte economicamente, e dia anche molti più vantaggi a noi imprenditori. Però è una partita da giocare e vedremo come se la giocheranno. Potrebbero anche mandare tutto a puttane. Vediamo. Non c'è dubbio che sia un brutto giorno per l'Europa, come già ho detto, ma è un giorno meraviglioso per la pianificazione fiscale. Quindi rimanete connessi. Va bene, lo vedremo. Ne riparleremo. Chi vivrà vedrà. Ciao.